oggi vorrei non essere ricordato, per esempio, solo perché ho giocato a calcio, ma vorrei essere ricordato come una brava persona che ha cercato di infondere dei valori cristiani a questa nazione, a questa città, ai miei figli, alle persone che conosco. Quindi ognuno di noi può essere santo. Ogni essere umano senza scopo nella vita, come lo ero io fino a prima di conoscere Gesù, prima di conoscere questo allenatore grandissimo, vive in un modo angoscioso. La vita, le emozioni, le sensazioni, i figli, tutto il resto sono cose belle, benedizioni che Dio ci ha dato, ma questo non è altro che l'antipasto, una piccola diciamo porzione di quello che poi noi andremo a vivere molto, ma molto più meglio in cielo con Dio.